Suadente città d'arte e cultura, che ha imparato a vivere anche di notte, la Movida cosentina porta in strada generazioni diverse, dai figli dei favolosi anni 60 ai millennials e poi gli adolescenti nati nell'era degli smartphone e delle smart city. Anche il tono del dibattito politico si stempera tra le migliaia di cosentini, e non solo cosentini, in piazza o su Corso Mazzini. Il sindaco Mario Chiuto sferza ironico sul capo della sua opposizione Carlo Guccione. Guccione, Guccione, dove sei? E giù un emoticon sorridente sulla foto del primo cittadino ad osservare una gorà invasa. La nuova Cosenza, la Cosenza da vivere, di giorno e anche di notte. Il nostro tour per il capoluogo Bruzio non può che iniziare da una passeggiata su Corso Mazzini. Raccontaci delle serate qui a Cosenza, come si trascorrono di solito? Dipende, ti fai un giro a Corso Mazzini, comunque da quando c'è più movida, cioè si sta bene. Da quanto tempo c'è movida, cioè insomma più gente in giro? Sono diciamo un annetto a questa parte. Continuiamo ad esplorare Corso Mazzini, le traverse di Corso Mazzini, ci spostiamo da quella parte. Chi ha detto che la Movida cosentina accontenta solo i giovani? Non è così, non è esattamente così. Lei esce ogni sera su Corso sì. Mazzini, non è così? Ero abituato. Però da quando c'è tutto questo movimento, il sindaco in questo ha fatto una grande cosa e lo vediamo anche che vengono gente di fuori. Qui trovi davvero ogni cosa, divertimento, cibo, stile, dolce vita, tutto quello che desideri. La città è quasi tutta uno scenario adatto per come se fosse un grande teatro all'aperto e le persone che vivono la città vogliono stare insieme, questa è l'esigenza primaria e noi abbiamo lavorato proprio su questo, cioè per creare spazi di socialità, per creare anche ambienti vivibili e penso che alla fine questo risultato oggi dopo qualche anno è visibile a tutti. Devo dire che c'è una partecipazione molto diffusa di giovani, giovanissimi anzi, e ci sono luoghi, alcuni sono frequentati da ragazzi più giovani, altri anche da famiglie, ho visto mamme con le carrozzine, quindi insomma sono spazi adatti per tutti, quindi e questo è bello, è come vivere la città come se fosse una grande casa. Erika Cunsolo per la CNews 24.